Ciao a tutti da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, mai come adesso è giusto dire dalla Selezione Nazionale Piloti. Vi avevo promesso che vi avrei portato dentro questo talent, questo raduno che stavamo organizzando ed eccoci qua. E ci arriveremo, faremo tutto un giro così in senso orario con sorpresa finale, che neanche io mi aspettavo, se devo essere sincero. Allora, lui, chi riprende innanzitutto si chiama Matteo, lo conoscete benissimo perché fa le dirette nel nostro secondo canale. Lui è Alfio Spoto, uno degli istruttori, nonché pilota dell'SM1. Andiamo un po' più indietro, lui arriva da Milano, ti chiami? Croce Lorenzo. Lorenzo Croce, e lui è un debuttante, così come Simone Samuele, va dai. Samuele, ti prego non gli sbagliavo il nome, per me resterà sempre Simone, arriva. Samuele, Samuele che arriva? Da Catania. Da Catania. Poi abbiamo Giuseppe che arriva da Scoglitti. da Scoglitti, Giuseppe Villanova. Bene. Poi invece qui abbiamo un ragazzo che vi ho fatto vedere diverse volte in fotografia, anche perché ci ha mandato lui delle fotografie su varie tappe che ha fatto, Imola nel WEC e altre. Formula 1 anche. Esattamente. Lui è Matteo Da Gardino Milano. da Milano, quindi un po' di strada per venire qui da noi se l'è fatta. E poi, durante la lezione ci sono venuti a trovare due persone, ne aspettavo una e mi ha fatto la gradita sorpresa di arrivare con diciamo, quello che io chiamo il completamento del pilota, ovvero l'ingegnere di pista. E sono stati così, lui e Bozzi, è stata una staffetta, ha perso per poco, ma sapete perché non voleva rinunciare al suo di pilota? Ve li presento entrambi. Allora, abbiamo Andrea di cognome. Tuffariello da Scandiano, provincia di Reggio Emilia. Reggio Emilia, di un po' dove hai lavorato? Sono stato in Ferrari, ho avuto il piacere di lavorare in Ferrari per il team Sport, è stata una bellissima esperienza, un sogno che si realizza, diciamo. Ed è bellissimo averlo qui. Lui è l'ingegnere di pista di Andrea Kimi Raikkonen. Vi Ciao. ricordate quel pilota di cui spesso vi ho fatto vedere gli onboard camera, quel toscano che ci ha deliziato con quel sorpasso all'esterno al Vallelunga, che tra l'altro abbiamo scoperto aveva pure un braccetto della sospensione, l'ho scoperto qui oggi, crepato dopo un contatto. Lui però è passato all'esterno. Lui è toscano, Andrea Kimi Raikkonen, l'abbiamo già detto, e domani e dopodomani correrà a Pergusa nel campionato italiano Sport Prototipi. Raccontaci un po' qualcosa di te e anche di questa avventura e del fatto che comunque ti trovi a Centurione. Allora, io faccio un excursus, diciamo, veloce della mia carriera. Ho iniziato alla veneranda età di 39 anni sui kart. La passione ce l'avevo da bambino. Purtroppo speravo di giocare a calcio un giorno, ma ho capito che non era il mio sport. Come dicevo sempre a Nicola, non è mai troppo tardi. E mi sono approcciato ai simulatori intorno al 2014-2015, poi c'è stata l'occasione di fare un campionato in kart nel 2016. 2017 ho vinto la Rotax Max Over con i monomarcia. 2018, per fortuna, sono nate le mie due figlie e quindi ho smesso per motivi ovvi. E ho riniziato nel 2021 con Predator, con la Formula Predator, che sono monoposto, con motori da moto, con i motori della Honda Hornet 600, del CBR 600. È andata molto bene, abbiamo fatto un secondo posto. C'è stata la possibilità di fare un campionato sempre in Formula X con Tatus, quindi una Formula 4. Ho vinto il campionato M, che sarebbe esordienti perché lì è suddiviso M e Pro. L'anno scorso con i pro contro i ragazzini abbiamo fatto un quinto posto di tutto rispetto, con qualche problema in qualche gara con la gestione della gomma. E quest'anno ci siamo ritrovati a fare il campionato italiano Sport Prototipi con una macchina che si chiama Wolf GB08 Raiden, che è una macchina a effetto suolo, una monoposto a effetto suolo con alo e tutto quanto, completamente in carbonio, con il motore da moto che è un Aprilia RSV 1100 da 205 cavalli su 385 kg, quindi è un bel mostro. Correremo a Pergusa, ed è il motivo per il quale sono qui a un'ora di strada e non potevo mancare l'appuntamento con Nico, che anche se non ci saremmo mai visti è come se ci conoscessimo da una vita, perché
fra piloti, diciamo, anche se lui è molto più esperto e più bravo di me, ci conosciamo per colpa di questa passione. E la cosa bella sarà che domani avremo le prove libere senza aver mai provato quest'auto. Per fortuna ho qui il mio ingegnere di pista che mi coadiuverà. Io condividerò la macchina con un gran pilota che mi conosce, che è Davide Amaduzzi, che è un pilota tester Ferrari, è un ex pilota di macchine vere e in campionati anche americani. E quindi ho la sua esperienza al mio fianco e speriamo di fare bene, perché sono 6 gare. Avremo la prossima a Vallelunga, avremo il Mugello a luglio, avremo Imola a settembre, riavremo Vallelunga a settembre e poi il finale a Monza. E quindi così, speriamo di fare una bella stagione. E noi siamo sicuri che ci riusciranno. Tra l'altro lui ha un segreto, si prepara con... qui siamo nella sala dei simulatori da poco approntata, si prepara grazie al lavoro del suo ingegnere di pista proprio ai simulatori, perché qui Andrea si occupa di un progetto molto ambizioso che si chiama Sim Race Lab. Sì, e che prepara, ha lavorato con tantissimi piloti e prepara appunto i piloti sul virtuale ad affrontare al meglio possibile il reale, e a giudicare dai risultati ci sta riuscendo benissimo. E la cosa che mi fa davvero felice è che tutti noi ci siamo conosciuti grazie al canale, e questa è veramente una cosa meravigliosa. Perché sentirsi dire da un ingegnere di pista, da un pilota, noi seguiamo il canale, credetemi, è una cosa che mi spinge a fare ogni giorno sempre qualcosa di più. Anche le 2 di notte, che non guasta. Bene, noi vi salutiamo, ci vediamo dopo le prove libere uniche di oggi, visto che quelle di adesso sono o annullate o rimandate, o comunque si girerà veramente poco. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto. Anche per oggi lasciate un like, un commento e tifate Andrea Kimi Raikkonen. Ciao! Ciao! Ciao.